volevo studiare quanto appunto lo studio effettivamente del contesto si percepisce in modo molto molto forte ed è piacevole alla lettura, proprio vedere come dietro alla stesura di un romanzo ci sia appunto un interesse diretto e molto forte anche da parte dell'autore, ed è molto interessante. Cioè, è un romanzo storico in cui secondo me è difficile avvicinarsi così tanto a un'epoca così tanto lontana da noi, ma farla percepire al lettore in modo altrettanto forte. Collegandomi appunto alla rivoluzione degli impressionisti, a quello che appunto ha mosso effettivamente la stesura del romanzo, ho notato appunto come il protagonista effettivamente vede un'evoluzione anche nel contesto parigino e anche nella propria percezione dell'arte. Si nota appunto come Cesare Baldi, quindi il protagonista, all'inizio, quando è molto giovane, quando è uno studente italiano effettivamente, ma trapiantato a Parigi per studiare appunto l'arte, appoggia e sostiene in modo molto convinto la rivoluzione che stanno portando avanti gli impressionisti nel panorama artistico. Cosa che appunto non è scontata, perché appunto qualsiasi rivoluzione effettivamente incontra scetticismo, critiche. Cesare Baldi quindi da giovane è un forte sostenitore degli impressionisti. Tuttavia, mano a mano che il tempo passa e quindi lui cresce ed effettivamente le avanguardie si impongono all'inizio Novecento, anche Cesare Baldi inizia a mostrare un certo scetticismo nei confronti delle avanguardie stesse e soprattutto poi con l'arte che viene a modificarsi nel corso del tempo. Questo si nota in modo particolare con l'arte di Picasso e poi in modo ancora più eclatante con l'arte di Duchamp. Quello che volevo proporre ancora è appunto un confronto che rende ben chiaro appunto questo scetticismo da parte di Cesare Baldi ormai maturo, quando appunto ha modo di incontrare effettivamente di persona Picasso. I due appunto si confrontano anche sul senso della bellezza, sul senso dell'arte, e Cesare Baldi è molto critico nei confronti delle proposte di Picasso. Quindi vorrei appunto leggere questo passo e poi confrontarmi anche con l'autore su questo argomento. Mi sento di dire che le nuove generazioni siano espressione dei cambiamenti in atto della nostra società. E voi sicuramente siete molto critico nei confronti di questa società. Magari la trovate anche peggiorata. Il tono della voce di Picasso in questa affermazione scivolò nel canzonatorio, ma non mi feci sorprendere da quella che avrei potuto considerare il principio di una provocazione. Così mantenni un timbro serio. Sono convinto che ci stiamo involvendo senza rendercene conto. Tutto rientra in questa caduta. La società, l'uomo e conseguentemente l'arte. Eppure, se si riferisce alla bellezza, sarebbe più corretto dire che anch'essa muta col mutare del tempo e dei gusti, ma rimane bellezza. L'uomo tende sempre a considerare esteticamente più bello e affascinante ciò che mostra i segni del tempo. Tutte le volte che viene proposto un cambiamento in architettura, le critiche sembrano inevitabili. Tuttavia, nel tempo qualcosa cambia. L'occhio sembra accettare ciò che fino a poco tempo addietro appariva brutto.